Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono emozionatissima perché questo video è in collaborazione con una ragazza che io adoro qui su YouTube. È bellissima, bravissima, adoro i suoi editing, è bravissima a truccarsi, insomma sto parlando di Pamela del canale Pamela Juicy Makeup. Pami, ti mando un bacione e ti ringrazio per questa collaborazione. Pamela ha realizzato un video sullo stesso tema, quindi un trucco autunnale. Vi lascerò il link al suo video giù nell'info box. Sono sicura che molte di voi già la conosceranno. Se così non fosse, dovete assolutamente iscrivervi al suo canale. E adesso vi lascio al tutorial. Come sempre inizio applicando come primer il mio Paint Pot in Soft Ochre di MAC. Utilizzo il pennello Sigma P84. Lo applico anche nella parte della rima ciliare inferiore. Con l'ombretto matte numero 08 di Collection Professional, il mio pennello Sigma E55, questa è la versione piccolina da viaggio, vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Come vedete presso l'ombretto senza spostarlo. Dalla mia palette MAC Burgundy Times 9 vado a prelevare questo colore qui che si chiama Poppy Seed ed è una specie di beige matte freddo con il mio pennello Morphe MB25 e applico il colore nella piega dell'occhio. E vado anche lungo la rima ciliare inferiore. Sempre dalla stessa palette prelevo questo marroncino qui che si chiama Embark con un pennello da ombretto semplice di questo tipo. Questo non ha nessuna marca, un semplice pennello da ombretto. E vado nella piega dell'occhio. Tengo l'occhio aperto mentre faccio questo passaggio perché la mia piega, vedete, è così e basta. Se lo faccio nella mia piega non si vedrà, quindi tengo l'occhio aperto. Così posso controllare meglio la forma che voglio dare al mio occhio. Alla fine qui creo una V e vado a riempire il triangolino che si crea. A questo punto prendo un pennello pulito, questo è di Piazza Italia, è un pennello economico ma molto valido. E vado a sfumare i bordi. Riprendo l'ombretto marrone di prima e vado a intensificare l'angolo esterno dell'occhio. Vado ad applicare lo stesso marrone anche lungo la rima ciliare inferiore. Come vedete allungo il trucco verso l'esterno. E vado di nuovo a sfumare con il pennello pulito. Sempre con questo pennello prendo il marrone e vado proprio a portarlo nella piega. Scusate per i rumori di sottofondo, ma oggi la strada sembra più affollata del solito. E vado un po' anche lungo la rima inferiore. A questo punto riprendo il pennello da sfumatura che ho usato all'inizio del video per il beige chiaro e vado a dare una bella sfumata a tutto il trucco. Vado a riprendere il bianco panna, intanto il sole mi ha abbandonata ovviamente perché dovevo fare il video, quindi ho deciso di andare via prima oggi. E vado ad abbassare un pochino la sfumatura e vado a correggere anche qui sotto. E con un pennello da cipria vado semplicemente a pulire sotto. Vado di nuovo col pennello da sfumatura e sfumo un pochino qui perché non voglio una linea definita. Dalla mia palette Morphe 35S prendo questo colore qui che è un bianco matte sporco grigiastro e lo applico su tutta la palpebra mobile. Con il pennello con cui avevo applicato il marrone nella piega
vado un pochino al confine, diciamo, del bianco che ho applicato e sfumo un pochino, giusto per non avere una linea precisa, e anche nella piega. Ombretto Kiko numero 400 e pennello bagnato a setole sintetiche, e vado ad applicarlo su tutta la mia palpebra mobile e anche all'angolo interno dell'occhio. Come matita nera applico la Long Lasting di Essence, che sapete che adoro, sia nella rima superiore che su quella inferiore dell'occhio. Applico la matita anche tra le ciglia e con un ombretto nero io scelgo il Morphe della palette 35U, questo nero qui che è nerissimo, ma potete usare qualsiasi nero vi piaccia, e lo prendo con il pennello Morphe MB18 e vado a levare l'eccesso e poi a sfumare la matita. Una cosa leggera, niente di troppo drammatico, perché già il trucco è abbastanza forte, quindi cerco di tenermi molto attaccata alle ciglia. Applico l'eyeliner in gel di Wycon con il pennello Morphe angolato, questo è l'MB11. Con il liquid ink di Essence vado a definire la parte iniziale dell'occhio e la codina. Come eyeliner ovviamente utilizzo il mio amatissimo Lash Mania di Essence. Mio Dio, mi è andato qualcosa nella lentina di sicuro, e la matita. Oh! Bene, beccatevi quest'occhio rosso. Benissimo. Mascara. Ti prego non lacrimare, ti prego non lacrimare, ti prego. Ok. Come sempre con la Cia Finta Essence Frame for Fame e Cia Finta Melissa, che trovate dai cinesi, praticamente sono ottime. E questo è il modello però a ragnetto, come dice la mia amatissima Cami. Un bacione tesoro, Camilla Milanesi, sicuramente la conoscerete tutte, se non la conoscete vi lascio il suo canale giù nell'info box, e appunto lei le chiama ciglia a ragnetto, e voglio mettere queste qui oggi. Le spingo verso l'alto in modo da incurvarle. Con il mascara liquido di Essence vado a ripassare la colla in modo da nascondere eventuali macchie, imperfezioni. Bene, adesso passiamo al viso. Prendo la mia spugnettina della Real Techniques e la mia cipria Fit Me numero 120 e vado a illuminare le mie occhiaie e illumino anche un pochino il centro del naso, la fronte, il mento, insomma le zone dove mettiamo l'illuminante. Faccio il contouring al naso con la mia Terra Bama Mama di The Balm, sempre la stessa, lo so, ma mi piace tantissimo. Sfumo con un pennello da cipria con la mia Terra Wycon Bronzing Powder numero 04, vado a scolpire e dare un pochino di calore al mio viso. Riprendo la Terra Bama Mama e con il mio pennello Morphe MB8 vado a fare un pochino di contouring. Sfumo un pochino con il pennello da cipria. Vado ad illuminare con il Soft & Gentle di MAC ed un pennello da sfumatura da viso, praticamente è un pennello da sfumatura gigante, un pennello da cipria minuscolo, ecco,
dipende dai punti di vista. Come blush utilizzo il numero 5 di Collection Professional e il pennello Blush Brush di Real Techniques. Sfumo tutto con la Beauty Blender con cui ho applicato la cipria. Come rossetto applico il Mocha Licious di Wet n Wild. Bene bellezze, questo è il trucco finito, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like e mi raccomando passate da Pamela a guardare anche il suo video, io come al solito vi mando un mega bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao bellezze! Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi filmo una sorta di mi preparo con voi.